la valutazione principale che è stata fatta e che è emersa da tutti gli interventi è stata quella di una necessità da dare alle parrocchie, una priorità, impostare la parrocchia in un modo missionario. E per permettere alla parrocchia di vivere la propria natura, la propria missione all'interno della gente. E allora si è detto che è necessario formare le persone a questa riscoperta del significato del proprio battesimo e soprattutto si è parlato della necessità di permettere alle persone di vivere con fede il proprio rapporto con la comunità parrocchiale e con il contesto in cui si è inseriti, quello del territorio. La valutazione fatta da tutti i preti del gruppo è stata questa: formarsi oggi per un prete già inserito nel ministero, quindi che ha già fatto una scelta di vita, significa soprattutto avere gli strumenti per leggere bene la realtà in cui è inserito, sapere leggere la realtà pastorale, la realtà delle nostre famiglie, la realtà della formazione degli adulti, dei ragazzi, dei più giovani, e avere strumenti per leggere bene questa situazione, così da poter inserire su queste situazioni in maniera vitale e coinvolgente la parola bella del Vangelo, perché sennò non ha senso il nostro essere preti. Emergono delle indicazioni operative? Sì, la voglia di riunirsi un po' più spesso insieme, di farsi meno mangiare dalla parrocchia o dagli impegni e di ritagliarsi più tempo proprio per approfondimenti di studio serio tra di noi, magari anche guidati da esperti. La liturgia fa parte della vita del prete, il prete si qualifica per la liturgia, quindi è evidente che interessa. Si sono toccati moltissimi argomenti, come vivere la liturgia, come vivere la messa quotidiana, e si sono dette parecchie cose. La prima è questa, che occorre sempre prepararsi alla liturgia perché diventi qualcosa di vero, di gioioso, di sentito. Poi si sono passati in rassegna gli abusi, qualche abuso che c'è, qualche inventiva esagerata, qualche invenzione esagerata che anche i sacerdoti si permettono talvolta di fare.